Posso ringraziare una signora che oggi mi ha fatto un regalo che mi ha aperto il cuore, perché eravamo lì alla Maddalena e io non lo volevo, perché ho detto no, ma signora, ma lei ci ha tenuto e mi ha dato questo, che era della nonna Delfina. E mi ha detto: Matteo, ci tengo che lo abbia tu, prego per te. Non me lo porto da Milano, non voglio ostentare nulla, però ringrazio di cuore questa signora perché mi ha dato tanta di quella energia che non bastano 20 processi per fermarla. Poi ripeto, io sono il primo dei peccatori, però sono convinto di agire nell'interesse dei bambini africani che devono crescere nei loro paesi senza attraversare il deserto e dei bambini italiani i cui papà hanno diritto ad avere un posto di lavoro prima che arrivi qualcuno domani mattina che glielo porti via. Penso che l'integrazione sia questo, non altro. L'immigrazione fuori controllo porta solo problemi.